si va verso le regionali. A Silvio Paolucci è andato il compito di unire la coalizione politica e civica, come annunciato dal segretario regionale del PD Daniele Marinelli. Venerdì 11 si attende la prossima riunione di direzione in cui si discuteranno i programmi e che potrebbe segnare anche un passo avanti nella scelta della rosa dei candidati alla presidenza. A Paolucci va il merito di aver lavorato con successo per creare una relazione seria con il Movimento 5 Stelle. E a proposito di Pentastellati, arriva la risposta di Camillo D'Alessandro, che Italia Viva ha scelto come coordinatore, sul veto al simbolo del partito. Le coalizioni si costruiscono per dare risposte agli abruzzesi. In un determinato momento storico, rispetto alle emergenze che attraversa la nostra regione, ci si mette insieme per caricarsi l'onere, l'onore, la difficoltà di mettere mano ai problemi che attraversano famiglie, agricoltori, imprese e soprattutto i giovani, che hanno il diritto di vita e di realizzare il proprio progetto di vita in Abruzzo. Questo deve fare la politica. Le coalizioni si costruiscono sui temi, su ciò che vogliamo fare, sull'agenda delle priorità, ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Registriamo da questo punto di vista passi in avanti sul confronto programmatico, ma rimangono dei nodi politici irrisolti. Per essere chiari, per fare ciò che serve all'Abruzzo, le coalizioni si costruiscono sui temi e non sui veti. Se tutti siamo interessati ad occuparci dell'Abruzzo, perché per noi conta solo l'Abruzzo, allora tutti dobbiamo rivendicare la nostra autonomia dello stare insieme per cercare di battagliare i problemi. Se invece qualcuno pensa di mettere le medaglie al petto e di fare distinguo, le coalizioni nascono male perché poi non governano. Noi siamo interessati a governare, non siamo interessati ad altro. L'alternativa al presidente Marsiglio sta prendendo corpo, insomma, ma prima di discutere di nomi papabili per la presidenza, tocca fare il punto della situazione. Intanto Azione di Calenda apre al progetto di grande coalizione di forze, a patto però che le stesse si riconoscano e dunque ci sono condizioni di cui Paolucci e Sottanelli dovranno discutere.